importante il messaggio relativo al tema della sussidiarietà, un tema sul quale come conferenze sia nazionali sia europee abbiamo più volte dibattuto, un tema per il quale sentiamo la necessità di stringere i tempi della concertazione tra livelli più a contatto con gli stakeholders, ma penso agli imprenditori, ai cittadini comuni, penso ai portatori di interesse nel sociale, in tutti i temi in cui la legislazione europea insiste. E appunto il cuore dell'Europa, la nostra capacità di riuscire a mettere in contatto questi due punti, questi due elementi fondamentali sarà fondamentale per il futuro dell'Europa e quindi stabilire questo feedback continuo e costante attraverso una valutazione ex ante di quelle che sono le situazioni di partenza dei singoli territori e cercando di portare a fattor comune, quindi in una sintesi che deve essere logicamente la sommatoria delle principali istanze che vengono richieste e che possono soddisfare i bisogni dei cittadini. Credo che questo sia uno degli elementi focali sui quali si è concentrata l'azione della task force che ha prodotto queste 9 raccomandazioni che come conferenza CALRE delle assemblee legislative dell'Europa abbiamo accolto con grande veramente soddisfazione, perché riteniamo che il lavoro del legislatore viene in qualche maniera reso pubblico ma anche condiviso con la comunità. In questo momento di turbolenze con la Brexit, le elezioni in arrivo, le regioni e le città possono rappresentare un fattore anche che possa infondere sicurezza, più fiducia nell'Europa ai cittadini. Qual è il contributo che può essere portato? Il contributo può essere portato a tutti i livelli. Come sempre diciamo, l'Europa non è un progetto compiuto, non un progetto finito, un progetto del quale siamo soddisfatti ed è per questo che ci dobbiamo sforzare intanto di mettere in evidenza le luci che ci sono, e ce ne sono tante, ma anche di riconoscere le ombre sulle quali dover lavorare e di insistere attraverso un'opera capillare di informazione, di condivisione, che passa quindi attraverso città, regioni, stati e che condivida un percorso. Torno a dire, il percorso su cui insistere è quello della valutazione delle politiche che mettiamo in atto. Se siamo capaci di fare una buona valutazione a monte e quindi capire quali sono i prerequisiti dai quali muoviamo e condividere dei percorsi da monitorare costantemente nel processo e per misurare la ricaduta che poi hanno sui nostri territori, saremo in grado anche di condividere questo bel progetto che è l'Europa, al quale teniamo e per il quale ci stiamo spendendo. Perché una coscienza europeista continui il suo processo e perché possa veramente consolidarsi attraverso il senso di responsabilità che afferisce a ciascuno di noi cittadini principalmente. È questo l'auspicio con il quale organizziamo anche tante iniziative di sensibilizzazione con i giovani, lo facciamo non soltanto da amministratori ma cercando il coinvolgimento anche delle nostre università, degli atenei, perché ci sia anche una valutazione scientifica fatta di dati, non soltanto di suggestioni e di ideologie, ma perché ci sia veramente la consapevolezza che di Europa abbiamo bisogno di più Europa e di un'Europa nella quale tutti siano consapevoli del proprio contributo alla realizzazione di questo progetto. Per quanto riguarda la Brexit, voi come CALRE state già anche sperimentando dei tentativi alternativi anche da parte degli inglesi di rimanere comunque in qualche modo coinvolti a livello europeo anche se dovessero uscire? Devo dire che nell'ultima nostra plenaria, appunto in previsione della Brexit che doveva essere imminente, sembra che si stia allontanando e questo è la dimostrazione che comunque uscire dall'Europa non è una cosa che si può compiere a cuor leggero e che lascia lo Stato che esce come era prima o meglio di prima. Queste perplessità sono diffuse per le persone e per gli abitanti di altri stati che appunto nel Regno Unito trovano la loro, diciamo così, realizzazione lavorativa ma anche semplicemente di svago. Io scendendo all'aeroporto l'ultima volta e essendo stata dirottata nella zona extra Schengen ho provato un sussulto che obiettivamente mi ha un po' impressionato. Tornando alla sua domanda, il Galles in particolar modo aveva fatto una domanda specifica di poter in qualche maniera modificare il nostro statuto che prevede semplicemente soltanto la
permanenza all'interno della struttura per, logicamente per i parlamenti regionali europei, e la loro richiesta si focalizzava sulla possibilità di rimanere nella rete per, anche solo magari con, da ascoltatori, da uditori, per non perdere questa importante occasione di confronto e contatto continuo come può essere questo momento di Bucarest, nel quale stiamo vivendo non soltanto la condivisione di esperienze, di buone prassi che sono sempre positive e che potremmo anche reperire sugli strumenti multimediali di cui tutti oggi disponiamo, ma anche di quella rete di rapporti umani che sono sicuramente importanti per consolidare e per accrescere il nostro sentirsi comunità. E quindi viviamo all'interno di questa nostra conferenza, per me che sono poi la presidente in questo momento, questa grande paura. Affrontiamo le elezioni europee, affrontiamo questa situazione della Gran Bretagna, e per questo con un po' di coraggio, credo, abbiamo programmato un evento per noi italiani importanti, ma è importante anche per l'Europa, nel mese di giugno a Ventotene, dove vorremmo tornare una volta superate le elezioni, per un momento di riflessione, non soltanto tra amministratori, ma un momento di riflessione che coinvolgerà anche tanti giovani, perché siamo convinti che da loro possiamo avere un aiuto straordinario. L'esperienza di domani, questa riflessione sul futuro che ci sollecita, è una quindicenne alla quale guardiamo con grande veramente ammirazione e con grande rispetto, ci dà la dimensione che il futuro si costruisce insieme, in un mix tra generazioni, in un'osmosi costante e continua tra esperienza, tra novità, tra voglia di provare, di sperimentarsi e mettere in gioco quelle che sono le certezze dalle quali partiamo, che possono anche essere cambiate, ma cambiate appunto con un po' di riflessione e senza colpi di testa. Perfetto, la ringrazio molto.